brutto sto pallone. Buonasera da Mercadante, buonasera da Marco, benvenuti a tutti voi. Siamo qua oggi, questo 27 di febbraio 2022, ospitiamo gli amici del Beppe Viola, ecco i tifosi, salutiamo i tifosi del Beppe Viola Calcio. Sulle mani Beppe Viola! 1, 2, 3, 4, 5 tifosi, ma stanno ancora entrando, mi dicono, stanno ancora entrando. Pullman da tutta Italia per questa gara di cartello con gli amici del Beppe Viola Bianco. Eccoli qua, sono Marco, benvenuti a tutti. Ecco qui le mamme, i papà, tutti. Dove si va sabato sera? Si va al Mercadante, giustamente. Benvenuti a tutti, salutiamo come facciamo sempre, oltre che il grande pubblico del Beppe Viola, salutiamo la società che è venuta a trovarci, quindi il presidente, direttore sportivo, direttore generale, salutiamo i dirigenti, il capitano del Beppe Viola che poi becchiamo sicuro, salutiamo naturalmente la panchina e il mister, eccola qua, panchina e mister, benvenuti anche a voi, Beppe Viola Calcio, che noi chiameremo Beppe Viola. E come sempre facciamo, salutiamo anche i Granata del Virtus Mercadante Juniores. Gara di campionato provinciale, la seconda del girone di ritorno. Quindi salutiamo i tifosi del Mercadante che sono in curva nord, più o meno sono là. Salutiamo i tifosi neutri, quelli che guardano per la prima volta questa gara, salutiamo tutti. Salutiamo Beppe Greco che sarà qua a disturbarvi, eccolo qua con la bandierina magica. Vi disturberà tutta la gara, quindi mettetevi comodi, non fumate e che vinca lo sport. Buon divertimento a tutti. 27 febbraio 2022, ultima gara del mese, chiudiamo col botto con gli amici bianchi del Beppe Viola. Vediamo un po' se riusciamo a trovare il capitano del Beppe Viola. Bel completo bianco, e noi siamo Granata quest'oggi. Sabato pomeriggio, sono circa le ore 18. Alcuni con la manica corta, alcuni con la termica. Vediamo un pochettino se riusciamo a trovare il capitano. E quindi gara di campionato numero 2 del ritorno. Siamo in via Mercadante 133. A breve vi leggeremo anche la formazione. Ecco, Govoni, ci siamo quasi tutti. Un bel gruppetto. Eccolo là, il capitano del, abbiamo beccato il capitano del Beppe Viola, numero 10, benvenuto anche a te, benvenuto a tutta la squadra, la società, i tifosi, buongiorno, benvenuto da Marco, Marco. Siamo qua in via Mercadante 133, nella scuola di calcio Simone Loria. E naturalmente, calma, molta calma. E naturalmente salutiamo anche la nostra panchina con Mister Ciniero, i dirigenti, i ragazzi in panchina, eccoli qua. Salutiamo tutti veramente, che sia solo una gara di sport. Stanno ancora entrando, pubblico delle grandi occasioni oggi. Giochiamo a quest'ora per non disturbare la Serie A, la Serie B, campionati stranieri. Vedete che vengono da tutta Italia, stanno ancora entrando. L'afflusso è regolare, ci dicono dalla società Mercadante. Qualche coda ai tornelli, ma tutto regolare. Si rischia anche oggi un record di incasso per questa gara di cartello. Le squadre si stanno ancora studiando, quindi c'è poco da dire in questo istante. Siamo al minuto 4. Ecco mister e dirigente del Beppe Viola. Con la palla data centralmente. Greco, Greco! Niente, perde la palla. E la palla torna in difesa. Niente da segnalare in questi primi minuti. Quindi in questo momento vi raccontiamo, vi diamo la formazione del Mercadante Granata che è in porta Ciaricciotti, a destra Natola, a sinistra abbiamo Memai, centrali difensivi c'è Gentile e Grubic, centrocampo classico con Piazza, Di Ponto e Mosca, in attacco il trio delle meraviglie Loria, Govoni, Greco. Gabri sei troppo tu, Gabri. Penso che sia un 4-3-3, ma non ve lo assicuro, io ve l'ho letto come mi piace a me, però magari sarà un 4-2-3-1, sarà Di Ponto sulla sinistra, è entrato in aria, parte un cross, deviato, calcio d'angolo. Calcio d'angolo dalla sinistra va il nostro giocatore, adesso qualche
discussione sulla distanza. C'è il segnetto per stare, guardiamo l'area di rigore, va forse Govoni e parte Govoni sul secondo palo, orco boia, colpisce la palla il nostro Mosca, la palla esce, prima azione al settimo, palla recuperata dal nostro amico portiere del Beppe Viola. Siamo adesso al minuto 9, poco da segnalare, tutto nel laterale, libera Grubic di testa, la palla resta ancora al limite dell'aria, libera Memai, la palla esce, battuto il laterale, la palla ancora al limite dell'aria, libera Piazza e libera la viva al palo con il nostro grande Govoni. Salutiamo tutti i parroci d'Italia come facciamo sempre tutti i sabati, tutte le domeniche, tutti i giorni che siamo qua, il nostro amico parroco della, qui della zona, che ci dedica le campane tutti i giorni, sono gratuite le campane, quindi naturalmente se volete venire a Mercadante le troverete insieme a preparatori, insieme a mister dirigenti, a un campo in erba sintetica, erba naturale. Calcio d'angolo dalla sinistra, va di nuovo la coppia Govoni di Ponto, vediamo un pochettino, siamo adesso al minuto 10 di questo primo tempo abbastanza anonimo, prova di Ponto, riesce a fare il cross, ancora il Beppe Viola che prova, ancora Govoni sulla sinistra, guadagna un bel rimpallo, 2 contro 1, ancora Govoni, bravo, parte un cross ad aprire sul nostro Denis Loria che torna dopo un acciacco di domenica scorsa, della volta scorsa, Loria, parte un bel cross, gol! Gol! Il nostro Greco, 11esimo su cross perfetto. Stai fermo Beppe. Cross perfetto di Loria dalla destra, 11esimo. E quindi 1-0, gol di Greco Christian all'11esimo su un pennellata del nostro Denis Loria. Riparte adesso il Beppe Viola, prima azione del Mercadante, è già una pennellata del nostro Denis Loria e una zampata del nostro Christian Greco. Ecco il nostro capitano Greco, ancora Govoni sulla sinistra, dribbling funambolico e guadagna un bel laterale il Beppe Viola, laterale sempre il ragazzo maglia numero 2 alla rimessa, Govoni, libera ancora Gentile, Greco, 2 gol sabato scorso, 1 gol anche oggi, fallo di mano di Greco, punizione, va il numero 5 del Beppe Viola, battuta la punizione, Ricciotti c'è, classico urlo, preparatevi agli urli di Ricciotti che daranno calore, colore a questa gara fantastica di sport, con gli amici Beppe Viola, la maglia bianca, Beppe Viola bianca, ti accendono le luci in questo sabato pomeriggio, ultima gara dell'impianto, bravo il numero 7 penso del Beppe Viola, la palla ancora al numero 8 Piazza, perdiamo la palla, lanciamo Marco, punizione, 15esimo va il giocatore del Beppe Viola, lancio lungo, Ricciotti bravissimo coi pugni a liberare, la palla sulla destra per il nostro Di Ponto, sulla destra c'è Loria che ha fatto un cross fantastico, fallo su Greco, bravo direttore di gara, vicinissimo, punizione va il nostro Edoardo Mosca, fascia centrale a per Grubic, poi a sinistra per Memai. Mi raccomando ragazzi miei, se siete nervosi per questa gara di cartello, non si fuma, non si fuma, al massimo si possono mangiare le unghie delle mani, ma al massimo, ma distanziati a casa, se siete in 30-40, guardate questa gara, distanziati, mascherina, non vi picchiate, non fate discussioni per questa gara, libera Gentile, gara di sport, poi è chiaro che sarà il campo a decidere se vinciamo noi, vincono loro, o un bel pareggio che accontenta tutti tranne noi, tiro, la palla esce, una bella traiettoria,
Spara da al nostro Di Ponto, è bravo il giocatore da dietro a rubargli la palla, ancora Gentile apre sulla sinistra per bravo per Govoni, è bello il controllo. Continua, non ti fermare. Parlando recentemente a Mosca. Memai, bel giro palla del Mercadante Granata, oggi tiriamo fuori la maglia Granata. Ricciotti, completo verde, lancio lungo, bravo il difensore, sempre sul pezzo. Fallo di Piazza. Punizione, ma sempre il ragazzo alla punizione. 1-0 il parziale con l'undicesimo di Greco. Un pallo ancora ci sfavorisce, bravo Memai esce dall'area, attenzione, parte sulla sinistra un treno Granata, ancora Memai apre sulla centrale per Piazza, Mosca, apertura panoramica sempre per il binario di Loria, ecco Loria, fidatevi c'è Loria là dietro, parata da Mosca, Piazza, tiro! E la palla esce di poco oltre la traversa, bella l'azione del nostro Piazza al minuto 18. Bravo il controllo del numero 11 della parte sinistra, apre bene per la destra, per il numero 3, attenzione, un 3 a destra, attenzione entra in aria il numero 3, prova il tiro ed è bravissimo Ricciotti, col piede sinistro, era un gol, bellissima azione del numero 3, e riparte tutto il contropiede con Di Ponto sulla destra, ancora Di Ponto, Fincunea, Greco! No, Greco no, mamma mia, bella l'azione del Mercadante, tutto in velocità. Beh, bravo il portiere, ancora lancio sul numero 3, non c'è pausa. Rientra. Mamma mia, non c'era proprio, mi dispiace dirlo. È guarito. No, non c'era, dai. Palla piena. Una palla data in mezzo, Govoni, prova un tiro, ribatte per terra. In due tempi, bravo portiere del Beppe Viola, che bravo il portiere del Beppe Viola, già due o tre occasioni salvate. Il tiro che era maligno, che rimbalzava per terra. È stato bravo il numero 10, recupera la palla, prova a lanciare il numero 3 che sta giocando bene, questo strano numero 3. Laterale per il numero 2. Palla dell'aria, è stato ripreso il capitano del Beppe Viola, il numero 10, per proteste. Fallo del nostro giocatore. Fallo sul giocatore bianco del Beppe Viola. Punizione per il fallo subito dal giocatore del Beppe Viola, l'arbitro va a contare i passi, non c'è stata nessuna ammonizione, protestavano gli amici del Beppe Viola. Punizione in zona pericolosa, ecco che noi ci mettiamo in linea, anche il direttore di gara si va a piazzare in linea, vediamo un po' se più o meno si mette in una buona posizione. Ecco la nostra panchina, parte un tiro cross, rimbalza davanti al nostro Ricciotti, ma è bravo Ricciotti, concentrato, laterale sempre il numero 2 qua sulla fascia destra, puntonata del numero 3, attenzione al rimbalzo, ancora Piazza recupera la palla, perde il rimpallo, parte attenzione l'attaccante, tiro ed è bravissimo il nostro Ricciotti in calcio d'angolo, 23esimo, bravo il nostro Ricciotti. Calcio d'angolo dalla destra va un giocatore del Beppe Viola, abbiamo rischiato con il nostro loro numero 11, un bel tiro, Nicolò era concentrato sul pezzo. Calcio d'angolo, battuto, basso, libera il nostro Govoni. Tra le battute, Govoni libera, Memai, rinvio, malconcio, la palla resta lì, Piazza, dà la palla a Memai, ancora Piazza, uomo! Scusate, intanto mi intrometto come dirigente, Govoni, anzi no, Di Ponto, parte sulla sinistra, Di Ponto, mamma mia, Lotto, ha rischiato di colpirci. Parte un cross, calcio d'angolo, bravo Di Ponto. Calcio d'angolo della sinistra, vediamo un po' se abbiamo tutto veloce oppure no. No, ritorna Di Ponto dopo la finta di Greco. Eccolo qua. Anzi, non era Piazza. Sì.
Dai Marco, Nico, uomo, uomo, uomo! Tranquillo, paga, tranquillo, più tranquillo. Persa una palla all'interno dell'aria, poteva partire il contropiede. Ancora rimessa laterale battuta dal numero 2, piazza libera, era in fuorigioco di Ponto. Ecco Govoni, Govoni sulla sinistra. Prendiamo un bel laterale, mordono i giocatori del Beppe Viola. Siamo adesso al 25esimo del primo tempo, 1-0 con l'11esimo. Un lampo di Loria, un tuono di Greco, hanno portato in avanti la nostra squadra. Mosca prova un'apertura sulla destra per Natora, la palla è, recupera la palla il nostro giocatore con Di Ponto. Di Ponto che accentra, non aspettarlo, palla data in centro a Greco. Greco si libera bene, sta per entrare in aria, ma il bravo difensore lo ferma. Palla ancora su Natora, destra Loria, ancora Mosca, fallo su Mosca, punizione, va, vediamo un po' se va Mosca oppure Govoni per il fallo su Mosca. Vediamo chi parte, vediamo un po', sono indecisi. 27esimo, parte Govoni, esce. Attenzione, la palla adesso su Memai, abbiamo rischiato l'ennesimo lancio lungo del Beppe Viola. Vai Cri! Ancora Gentile apre per Mosca. Apertura sulla sinistra, arriva però il giocatore numero 10, il capitano del Beppe Viola, prende dietro, parte un altro cross. Vai Luca! Bella l'azione del Beppe Viola, ma il tiro era un po' lento. Recupera bene il nostro Ricciotti che lancia Mosca, bella l'azione. 28esimo, Beppe Viola, nostro duro, apertura ed è bravo il portiere del Beppe Viola. Govoni sulla sinistra, Govoni lotta, prova un cross deviato ancora dal bravo difensore del Beppe Viola. Memai alla ribattuta, alla rimessa laterale per Di Ponto. Di Ponto danza sul pallone, Govoni a recuperare la difesa del Beppe Viola, tutto buono, dice il direttore di gara, la palla è ancora lì, mette Govoni dalla sinistra. Siamo al 30esimo, un quarto d'ora al termine, due tempi da 45 in questo campionato provinciale under 19 o juniores. Porco boia, Di Ponto, Di Ponto entra in aria, dai vai con Loria, la palla è ancora lì, attenzione, scappa il Beppe Viola, ma c'è il nostro Grubic che è ben posizionato, apre bene sulla sinistra per Govoni. Mosca, apertura centrale per Loria, ma è ancora fortunato Mosca, la palla su Piazza, Gentile. La palla ancora per Grubic, prova il lancio lungo su Govoni. Govoni lotta con bravo con collega di reparto, che bravo. Laterale per il numero 2, ormai l'abbiamo conosciuto, il numero 2 del Beppe Viola Calcio. Piazza ancora sulla destra Natola, si lancia, forse sopra la palla, no, per fortuna Greco apre su Loria sulla destra, a memoria, si accentra, esterno, Greco, tiro, ed è ancora bravo il portiere del Beppe Viola, che bravo il portiere del Beppe Viola, Greco, tiro, mannaggia, un tiro non beccato bene, masticato come dico io, contropiede dalla parte opposta, bravo il nostro Ricciotti, ma non completo il rinvio. Vai Otti, ancora vai, Piazza, vai Otti, senza fallo, senza fallo, vai Otti, spingi, non fallo girare. A parte Memai sulla fascia sinistra, le azioni hanno tamburiggianti da una parte e dall'altra. Non c'è trucco, non c'è inganno, Memai, dai! Coboia, niente. Calcio laterale Mercadante, ecco che si prepara il nostro giocatore, la palla arriva in aria, libera il difensore. Gentile, vediamo se copre oppure. Si copre bene, bravo Gentile Giuseppe.
libera il nostro difensore, la palla termina tra le braccia del portiere. 34esimo. Ricordiamo in questo momento i nostri social, che sono Facebook e Instagram. Basta scrivere Mercadante Juniors. Troverete di tutto, troverete colori, profumi, i sogni di ogni ragazzo, troverete interviste, momenti fantastici, troverete di tutto, lacrime, sogni, troverete il profumo dell'erba sintetica, naturale, troverete tutto. Navigate pure in tranquillità, provoca dipendenza, come dico sempre io, i nostri social provocano dipendenza, quindi quando li conoscerete non riuscirete a farne a meno. Quindi mi raccomando, a un certo ora staccate, perché riprendete poi il giorno dopo, perché veramente è una droga i nostri social, il nostro Facebook, Instagram. Mosca, tiro deviato, Govoni, bravissimo il portiere, che bravo il portiere, si stende, bello, bravo portiere. Parte il calcio d'angolo, bravo il portiere del Beppe Viola. Urco buio, sbuccia la palla il nostro giocatore, la palla termina a fondo. Di Ponto libera Grubic, la palla su Piazza che aspetta la palla, e in questi casi qua non bisogna mai aspettare la palla, bisogna aggredirla, che questi ti mordono, questi del Beppe Viola. Lancio lungo ed è ancora bravo, no, che bravo il portiere del Beppe Viola di nuovo, mannaggia lui, mannaggia, che bravo sto portiere, che bravo, un'altra bella parata. Mamma mia, contropiede micidiale del Mercadante, il bravo portiere ha salvato di nuovo le castagne che si stavano bruciando, belle castagne, belle calde, in questo freddo sabato sera. Punizione, batte Mosca, la palla entra in aria, bello porco boia del numero 7 nostro Di Ponto, la palla è ancora buona, vediamo un po' chi c'è, chi sia sulla destra, ancora penso Loria, parte, Mosca, tiro! Porco boia, un'altra bella azione di Mosca del Mercadante, la palla esce abbondante. 37esimo, che bravi che siamo, ma siamo anche un po' sfortunati, poi abbiamo trovato anche la sfortuna di trovare un grande portiere del Beppe Viola che ci sta facendo arrabbiare. Recupera ancora Mosca, Loria, fallo, l'arbitro fa continuare, ancora Greco. Persa la ha segnato la Juve, sì. Divaghiamo in questa giornata, ancora la laterale per il Beppe Viola, mannaggia, tante azioni di Ponto sulla sinistra, palla centrale per Greco, libera la difesa, ancora il numero 3 che recupera la palla, la dà dietro al collega di reparto, ma mette il piede Piazza, ancora Govoni sulla sinistra, anzi no, è Di Ponto, prova a lanciare Greco, la palla però termina tra le braccia. Mosca, l'arbitro fa continuare, è molto all'inglese questo arbitro, non fischia poco e su cose veramente eclatanti. Ah, e allora dimmi che ci vediamo. Siamo adesso al minuto 40 di questa bella gara, veramente una bella gara dove stiamo incontrando un grande Lenci, un grande Beppe Viola con un grande portiere. La palla ancora in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dalla destra va il nostro giocatore, parte il calcio d'angolo, l'urco boia di qui è bene il difensore del Beppe Viola. La palla guadagnata dal Mercadante, ancora vediamo un po' chi prende la palla. Di Ponto sulla sinistra, combatte col collega di reparto, ancora Di Ponto, prova a entra in aria Di Ponto si libera di tutti, tiro all'esterno della porta della rete. Mannaggia, la palla recuperata ancora dal Beppe Viola sulla sinistra, siamo adesso al minuto 44, vediamo un po' quanto farà le correzioni del direttore di gara, laterale per il Beppe Viola, gara corretta, calda ma corretta, per il momento non ci sono ancora ammonizioni, le squadre si stanno comportando bene, quel giusto agonismo, quella giusta forza per dare un po' di colore a questa partita. Laterale battuto, ancora la palla entra in aria, arriva Ricciotti, però la palla per Mosca, apre bene sulla sinistra, parte Dejan Memai, parla su
Alex Covoni, piazza, pinta, passa, Mosca, ancora piazza, fidatevi, è piazza, sbagliato il passaggio, recupera la palla ancora il Beppe Viola centralmente, con il loro numero 9, penso. Greco va a disturbare. Mamma mia. Recupera Govoni, 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 entra in aria. Govoni, Govoni. Piazza. Piazza. Porco boy, piazza, tiro. No, ancora niente. La palla rimbalza, un po' di sfortuna. Ancora Govoni. Si accentra. Govoni, dai, vai con se stesso. Ancora Mosca. Apertura sulla destra per Loria, penso. Andiamo un po', no, forse. Porco boia, il portiere bravissimo, bravo il portiere del Beppe Viola. Calcio d'angolo, va di nuovo Govoni, la palla scivola, libera la viva al parroco il difensore del Beppe Viola. Attenzione, mamma mia, la fortuna ci aiuta, stava partendo il giocatore del Beppe Viola, ancora Govoni, apertura sulla destra. Mamma mia, quanti sbagli al limite dell'aria che facciamo per possibili ripartenze. Matola, Grubic che si è spinto avanti in questo calcio d'angolo, ancora Grubic, scatta sulla destra, Grubic, altre belle azioni del Mercadante, tutte fermate dal portiere del Beppe Viola, e adesso ci fermiamo completamente, pausa, primo o secondo tempo, primo tempo. Bentornati, secondo tempo di questa bellissima gara, benvenuti, anzi bentornati dopo la pausa tra primo e secondo tempo. Le squadre hanno invertito la loro posizione in campo, adesso il Mercadante attacca da sinistra verso destra dei vostri tablet, teleschermi, sui canali YouTube. Loria, 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 Loria sulla fascia destra, mentre i bianchi del Beppe Viola Calcio attaccano da sinistra, da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Nessun cambio nel Mercadante, stessi 11 del primo tempo, parziale 1-0, gol di Greco all'11esimo. L'arbitro fa continuare, non li fischia questo, l'arbitro questi falli, non li fischia, Di Ponto combatte. E quindi secondo tempo di questa bella gara di sport, il campionato provinciale Juniores Under 19, fate voi, siamo qui in via Mercadante 133, in casa con gli amici bianchi del Beppe Viola. Seconda gara del girone di ritorno. Dove è via Mercadante? Via Mercadante è una zona nord di Torino, fate il Corso Grosseto, via Botticelli, poi girate a destra e troverete la scuola calcio Mercadante di Simone Loria. Ancora la palla crossata dal nostro giocatore, libera il difensore, la palla in laterale battuto, la palla in area di rigore, combatte Greco, la palla ancora su Natola, ancora il numero 11, sbuccia la palla, arriva Mosca, tiro! Deviato, bravo il portiere, in due tempi! Porco boia, bravo il portiere, tira ancora fuori! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Grande azione, ancora il portiere del Beppe Viola, grande protagonista del primo tempo, grandissimo suo portiere, veramente bravo, merita il mio applauso per migliore in campo per il Beppe Viola nel primo tempo, ha salvato diverse azioni importanti. Fondo campo, messa da fondo campo, si spettina il nostro Memai, chiama la palla, mamma mia che proteste, mamma, retropassaggio, no, non esiste proprio un retropassaggio lì. Comunque la palla adesso è Mosca, recupera il difensore, l'attaccante numero 11, ancora piazza combatte, bravo, non molla, guadagna un bel pallone, la lancia sulla sinistra per Govoni, Govoni, si lancia Govoni, Govoni, ancora Govoni, tiro! Ed è bravo il portiere. Bravo, bravo il difensore del Beppe Viola, libera, ma c'è ancora Grubic, ahia, attenzione, sì. Questi con calma, ragiona, questi giochini al limite veramente fanno partire sicuramente il contropiede, bisogna fare attenzione a tutto, a tutti, portali su, fanno portali su tutti, molto forte questo Beppe Viola, seguiamo la linea, bisogna
mollare il pezzo, questo 26 febbraio 2022, bella l'azione del nostro Di Ponto, e fallo. Ecco la punizione, prepara Piazza, c'è anche Mosca, vediamo un pochettino se va Piazza al tiro. L'arbitro fischia. Mosca, punizione non ha avuto esito. Di Ponto, la palla ancora Natola, ancora Di Ponto. Bella l'azione prima che ha portato la punizione di Piazza, ancora Di Ponto, ancora Greco, Greco danza, Mosca prova a aprire sulla parte sinistra, ci riesce, Govoni lancia adesso, rigore netto, bravo, bravo, bravo Govoni, ma anche bravo il nostro giocatore. Buona, buona raga, tranquillo, eh. Il fallo su, penso si sia Natola. Rigore quindi, va adesso Govoni. Rigore veramente tirato male. Mamma mia, che rigore Govoni, non me l'aspettavo da te, questo cucchiaio mai riuscito. Poteva portarci sul 2-0 oppure magari l'avrebbe parato il portiere, ma non si battono secondo me i rigori in questo modo a questo punto della gara. Va bene, vai, proseguiamo questa nostra telecronaca. Ancora a centrocampo Mosca, il fallo era su Piazza. Ancora Natola, prova il tiro, la palla esce, laterale per il Beppe Viola. Mannaggia, mannaggia, che che tristezza che c'ho. Recupera la palla Memai sulla sinistra, la palla centrale per ancora Di Ponto, Loria, Natola. Non perdiamo la palla lì, come dico sempre io. Di Ponto apre bene sulla sinistra per Memai. Memai, Memai si lancia, ancora Memai, porco boia, recupera la palla il Beppe Viola. Beppe Viola apre bene sulla sinistra, fuori gioco. Di Ponto apre sulla sinistra per Memai, ancora Gentile, siamo adesso all'undicesimo. Mosca lancia lungo per Loria, forse la palla è troppo lunga, sì. Apertura sulla destra del giocatore del Beppe Viola, la palla termina in laterale, guadagniamo un bel laterale. Campionato provinciale Under 19 Juniores, siamo qui questo sabato sera, questo 26 di febbraio 2022 con gli amici bianchi del Beppe Viola. Ma perché l'ha messo dietro? Non può metterlo dietro. Ecco gli amici del Beppe Viola che sono qua da ieri per i posti migliori. Salutiamo il grande pubblico che ha riempito l'impianto a nord della curva del Mercadante, qui a sud della curva del Beppe Viola. Apertura sulla sinistra, ancora parte un cross di Memai, non arriva Greco, ancora oh l'aiutiamo, Marti aiutalo, Marti il 9 è un po' nervoso, voleva conquista la palla, ancora il numero 3 del Beppe Viola, prova un esterno sinistro, la palla esce. Salutiamo tutti gli amici del Beppe Viola, eccola qua la nostra dirigente, le nostre tifose, eccole qua, guardate quanti sono, quanti sono belli. Sono qua da ieri, mi hanno detto, da ieri per i posti migliori, eh. Pugli! Pulma da tutta Italia per questa gara di cartello. Schife! O segui la linea oppure no! Consigli anche dall'esterno, cosa volete di più della vita? Venite a passare un sabato al Mercadante, vi divertirete, troverete il grande calcio, troverete scuola calcio, piccoli amici, settore giovanile. Laterale per il Beppe Viola, sta giocando bene, non ha mollato, poi dopo il rigore sbagliato è ancora più carico. Battuto il laterale. Vai Willy! Copre bene il nostro giocatore. Di Ponto apre male, recupera la palla numero 4, prova a riconquistare la Di Ponto. Bravo il giocatore del
Ma è ancora bravo Di Ponto, si libera, bene, apre sulla sinistra per Govoni, tiro! E il portiere bravo. Laterale battuto, nel periodo non collegato ha ammonito il numero 11 del Beppe Viola, fallo sul nostro Greco. Controlliamo il tempo, siamo al 16° del secondo tempo, sempre 1-0 per il Mercadante, gol all'11° di Greco. Si prepara il nostro Ricciotti, la temperatura si sta abbassando, ma il calore del pubblico e dei ragazzi, l'arbitro farà recuperare, dice lancio lungo per Govoni, dai, gol di Govoni, che si rifà, 17° dopo il gol sbagliato. Si fa perdonare, io lo perdono, bravo Govo, ma non farlo mai più, non lo fare mai più, Govo, 2-0, 17°, e quindi al 18° si riprende 2-0, gol di Govoni che mi ha fatto arrabbiare, ma adesso mi ha fatto felice, mannaggia, un rigore sbagliato, ma poi sul lancio del nostro Ricciotti ha controllato bene il portiere, per l'ennesima volta ha parato ma non ha trattenuto, e il tapin del nostro Alex Govoni, il nostro capocannoniere, rimessa tra le battute del Beppe Viola, ma recupera il nostro Ricciotti. Manico, fai mettere a posto. Ancora sulla sinistra Govoni, parte sul binario di sinistra. Fallo al limite, vedo l'arbitro è al limite e ammonisce. E ammonisce il giocatore del calcio Viola, Beppe Viola. Punizione dal limite dell'area, ecco i ragazzi che stanno studiando qualche cosa, stiamo adesso al minuto 20, 2-0. Visto che tornano indietro anche loro. Mi raccomando ragazzi, state calmi sui vostri divani, sulle vostre poltrone. Visto che li porti via due. Solo una gara di calcio. Viverla in diretta è peggio, che viverla in posticipo. Covoni. La palla esce. È entrato il numero 15 nel periodo non collegato del Beppe Viola, Di Ponto, fallo da dietro. Si nervosisce il numero 7, per fortuna si ferma nel momento giusto, l'ammonisce il numero 15. Bravo il nostro Di Ponto a fermarsi nel momento giusto. Credo non collegato, una bella stretta di mano di Di Ponto col numero 15. Palla adesso ancora gli amici del Beppe Viola, ancora piazza al limite dell'area, parte, apre sulla sinistra per Govoni, ancora Memai prova il lancio lungo ma la difesa chiude bene, però c'è Mosca, apre bene sulla sinistra ancora per Govoni. Tutto buono, dice il direttore di gara, ancora Govoni, tacco per Piazza, ancora un retropassaggio, ancora per forse Memai, cross, ancora Memai, 22°, siamo all'ultimo quarto di gara, sta per iniziare adesso l'ultimo quarto di gara, 2-0 in parziale, una gara veramente difficile, bella, ma stimolante. Intanto pathos, un rigore sbagliato, due gol fatti, tante belle azioni del Mercadante, è un grande protagonista il portiere del Beppe Viola Calcio, ha salvato di tutto, anche il gol che poi è venuto. Ancora Loria sulla destra, aia, bravo, mamma mia, ancora Piazza, alza la palla per Govoni, bello lo stop. Govoni mi hai fatto arrabbiare ma mi hai fatto felice dopo questo grande gol. Il secondo, Mosca, Greco,
Lori, Natola, belle cross. Dai, dai! Tiro! Marco Boia, bastarda miseria. Ancora Govoni, altra bella azione di Natola sulla destra. Cross perfetto, mamma mia. Piazza, perdiamo la palla al limite dell'aria, parte Beppe Viola. Attenzione. 24esimo, credo ha collegato un altro cambio, forse è uscito il numero 2 del Beppe Viola, non abbiamo la certezza. Libera il nostro giocatore, l'arbitro non fischia, ci stava forse un fallo, la palla è ancora buona, parte un cross. Oh, mamma! In calcio d'angolo Gentile. Calcio d'angolo. 25esimo, una vita ancora. Porta Cri! Batte il calcio d'angolo di destro, parte un bel calcio d'angolo sul secondo palo, colpisce Grubic, la palla non è ancora in zona pericolosa. Loria apre sulla sinistra per Memai. Greco apre bene su Di Ponto prova una buona, parte un cross e la palla arriva tra i portieri. La palla ancora di Piazza, bellissima partita ragazzi miei. Come sempre avete fatto male a non venire sui nostri social, noi vi mettiamo tutti i prossimi impegni. Greco tira, palo 26esimo, che bel palo, ma il portiere secondo me anche lì l'ha toccata. Mamma mia, che bella azione. Granata, direttore. Di Ponto, esiste un bel pallone, la palla sulla destra per Loria, parte un bel cross sul terzo palo, ancora Govoni che riesce a recuperare bene, però recupera bene anche il difensore. Fallo di mano di Govoni. Punizione. E c'è il primo cambio, esce Piazza ed entra, vediamo un po' chi entra. È uscito Piazza? È entrato? Vessichelli, grazie alla nostra regia tecnica di Beppe Greco, nonché dirigente, guardalinee, commentatore, chi più ha più ne metta, supervisore. Entrato appunto Vessichelli a centrocampo, ancora la palla in zona pericolosa, ancora laterale per il Beppe Viola. Ventottesimo, passa mai il tempo. Laterale che si sta battendo un po' in ritardo, ecco l'ho battuto adesso. Ancora Gentile, una prova superlativa del nostro Gentile, ma di tutta la squadra. Oggi il Mercadante sta giocando alla grande, ma anche la tranquillità di Ricciotti. Andiamo su! La potenza di Grubic. Ma dov'è la palla? La classe di Mosca. Ecco la palla data adesso di nuovo a Govoni. La pazzia di Govoni. Ancora Mosca. Lancio lungo su Loria, che cerca il gol dopo una lunga pausa. Ancora fallo su Di Ponto, prende una scarpata, l'arbitro è ben messo, sente, fischia. Ancora Mosca che è trentesimo. Grubic lancia sulla sinistra per Govoni, è sempre quello mattonello, bravo il difensore a recuperare la palla, si lancia sulla destra, bravo il difensore del Beppe Viola, recupera la palla, andiamo un pochettino laterale, siamo adesso al minuto 31, appena iniziato. Due tempi da 45 in questa bella gara con gli amici bianchi del Beppe Viola. Sabato sera, temperatura freddina dopo un caldissimo pomeriggio, adesso la temperatura è freddina. Battuto il laterale, la palla arriva in zona pericolosa, ci va Di Ponto, combatte, la guadagna, dà la palla alla sinistra, la palla è uscita, dice il guardaline, rimessa la tale battuta. Mosca, bravo il nostro Natola, ancora il nostro capitano Greco. E Pugli, non avere paura! Autore di un bel gol, di una bella prestazione anche il nostro attacco oggi, ovviamente
manca solo Loria, gli auguriamo di fare presto gol. La palla sulla sinistra, vediamo un po' chi va. Greco, la palla Vessichelli fuori. Mamma mia, che rischio, contropiede micidiale del Beppe Viola. È uscito il nostro Ricciotti, la palla è uscita ma di poco. Mamma mia, grosso pericolo. Una palla persa a centrocampo. Non andiamo giù. Ancora Loria, perde il confronto col difensore. Bravo Mosca, recupera un bel pallone, lancia sulla sinistra Vessichelli, arriva leggermente in ritardo e l'arbitro dice di no. Fondo campo, mamma mia, leggermente, non è sinistro Vessichelli, si è preparato bene, ma è stato bravissimo il difensore a chiuderlo. 33esimo, 2-0. Copre bene il nostro Govoni, che è un po' arretrato adesso a centrocampo. Secondo me in attacco adesso abbiamo Vessichelli a sinistra, centrale Greco, e a destra Loria, e dietro si è messo Govoni. Di Ponto, bravissimo Di Ponto, oggi si allarga sulla sinistra, tacco per Greco, tiro! Bravissimo, veramente portiere, bravo. Allora giochiamoci sulla ruota del Beppe Viola, il numero uno, il portiere del Beppe Viola. Puntate un euro sul lotto, sulla ruota del lotto del Beppe Viola. È bravo sto portiere. Puntate, giocate sulla ruota del Beppe Viola, il numero uno. Un'altra bella parata del portiere del Beppe Viola, mannaggia che bravo sto portiere. Va bene. Non serve a niente questo. La palla si perde. Va il nostro Natola, minuto 35 su 45, ancora una vita. Grubic. Apre bene per Mosca. Dai Mosca! Porco boia di nuovo! La palla ancora qua dal nostro giocatore, forse. Uomo! Mosca. La palla Gentile, la palla Ricciotti. 36esimo, ancora Grubic. Oh, che rischi! Di Ponto. Andiamo su. La palla su Ricciotti. Ma perché dobbiamo rischiare? Il sabato sera si rischia quando si va sugli autoscontri, si rischia quando devi fare un tuffo, ma non quando devi fare, quando si è al limite dell'aria. La palla sulla sinistra ancora per Vessichelli, controlla male, ci prova Greco, bravo, eccolo Loria, entra in aria, cross, porco boia, dai, ma si ferma Greco, pensavo ci fosse qualcuno dietro, mannaggia Greco. Squadre un po' spezzate in questo istante, fuori gioco non c'era, secondo me va bene. Calcio d'angolo dalla destra va il giocatore del Beppe Viola, siamo al 37esimo. Batte il calcio d'angolo il Beppe Viola, qualcuno tocca, la palla arriva lì, non riusciamo a liberare, sì. Punizione per il fallo subito dal Mercadante, controlliamo il tempo, siamo adesso al 39esimo. Oh, si è fatto scorpacciata di piombo. Ancora qualche protesta tra due squadre, ma gara correttissima. Con l'ingresso di Vessichelli è arretrato a centrocampo il nostro Govoni, che sa fare tutto tranne i gol a cucchiaio. Ancora Grubic, lancio lungo. Da che passa? La palla ancora a centrocampo. Ancora bravissimo il nostro Govoni anche in difesa. Altro cambio per il Beppe Viola. Nel periodo non collegato è uscito il nostro fantastico numero uno di questa gara, il nostro portiere, amico portiere del Beppe Viola, è entrato il collega di reparto. Bravo e complimenti al portiere che merita il mio applauso, eccolo lì.
grande protagonista di questa gara, il migliore dei 22, il migliore dei 22. Loria lo ferma con le buone, il 4, recupera la palla ancora il 7, lancio lungo, Gentile è dappertutto, ancora il Beppe Viola, ma ancora Di Ponto. Di Ponto ha preso la destra per Natola. Aia! La palla ancora in difesa, stiamo giocando bene, ma io questi rischi non li farei mai. Comunque vabbè, non gioco io. Ancora un cross, ancora la palla conquistata a centrocampo dalla Di Ponto, bravissimo, mette il corpo, la tola. Grande aprile del nostro Di Ponto oggi, che ha leggero problemino alla caviglia. Vessichè è iniziato bene. Di Ponto apre benissimo col compasso. No, 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 no. Mamma mia, che bel passaggio del nostro Di Ponto, che si è fermato coi crampi. La palla adesso. Greco. L'arbitro fa continuare, qualche protesta, non ne ha fischiati di simili, quindi ancora Gentile, tiro, la palla termina fuori, siamo adesso al 44esimo, ma ci sarà da recuperare con crampi il nostro Denis Loria, una grande gara qua sulla destra, e crampi anche il nostro Di Ponto, il freddo colpisce anche il nostro ammonito Ricciotti e perdita di tempo, mannaggia. Guarda, ci sono due fuori gioco, sali un po'. Ammonito quindi a Ricciotti per perdita di tempo, l'arbitro lo farà comunque recuperare, lo ha già due volte avvertito. La palla adesso ancora Di Ponto. Ancora la palla a centrocampo, bravo Di Ponto, meriterebbe il gol per questa grande gara che sta facendo sulla finestra. Tira! No! Esce di un peluchio! Mamma mia, Nico! Bravo! Altro crampo! Bella l'azione del nostro Di Ponto sulla sinistra, la palla esce. 47esimo, deve uscire il nostro Di Ponto dopo quell'azione, un crampo sicuramente. Entra Tancao, eccolo qua, il ragazzo del 2005 che è venuto ad aiutarci questa sera. 46 e 12, la palla presa dal portiere, ha fatto una bellissima azione, poi sicuramente ci auguriamo solo un forte crampo. Gira tutto di qua. Recupera ancora Tancao, eccolo qua, Tancao numero 13, giocatore che è venuto oggi a aiutarci nel gruppo juniores. Mosca, Greco, apre bene. Porco boia, vesti che li sbaglia un controllo e il portiere c'è. La palla ancora arriva dalle parti di Memai, Gentile, Memai. Attenzione, parte il cross. E bravo Ricciotti, recupera la palla. La palla ancora a centrocampo, recupera il numero 6, prova il lancio lungo. Mamma mia, Gentile oggi è veramente grande oggi, ha fatto una grande gara lui e tutta la difesa. Fallo di Greco che era in diffida, mannaggia. Deve uscire l'amico del Beppe Viola con quella botta, l'hanno portato fuori a braccia gli amici, i colleghi del Beppe Viola, speriamo come sempre solo una botta. Siamo adesso al minuto 49:30, non so quanto farà recuperare l'arbitro. Diverse pause in questo secondo tempo, tra crampi, tra problemi muscolari, leggeri infortuni. Libera il nostro giocatore, libera Tancao. Campanile. Qualche protesta, ma secondo me qui non c'era nessun fallo. Ancora il Beppe Viola. Tornato anche Loria, la palla su Greco che è stato ammonito e salterà la prossima gara, peccato, era diffidato, mamma mia, palla ancora al limite dell'area,
ancora la palla sulla destra col numero 7, bravo Tancao, è entrato bene a aiutare la difesa al centrocampo, 50 e 20, ancora la palla sulla zona destra, l'arbitro non ha intenzione di sospendere la gara, lancio lungo, ancora la palla numero 5, apre sulla destra, si accentra, prova un tiro di sinistro, la palla è... E nel periodo non collegato l'arbitro fischia, finisce la gara e dopo una gara difficilissima usciamo vincitori. Marco vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima gara e come sempre dico anche oggi ha vinto lo sport.